Oh, cari figlioli, guardate, credo proprio che questa volta questa macchina sia il premio per averci dato giù senza preservativo. Bravo Fesso. Vi faccio vedere dove ci troviamo. Aspettate, ci sono arrivato un po' per caso. Dove sto? Oddio, mi sono perso. Sì, guardate, sotto questa icona qui. Quindi siamo abbastanza a sud. E dobbiamo parlare con il campione, Glenn. Glenn, mi spiace. No, questo non è un lavoro. Hai mai pensato a cosa ci succederebbe se ti perdessimo? E se perdessimo tutti i soldi? Cesar, o cambi, o io cambio le serrature. La casa è tua, non ho capito. Sei Cesar? Sono qui per combattere. Sì, sono io, il piuttosto figlio di puttana di Glenn. E il peggior padre di Night City. Michela, baby, so quello che faccio, devi Non sto parlando con te. Prima spendi una fortuna in impianti. E ora... ci rinuncio. Sbattigli un po' di buonsenso in testa, ok? Niente, che fai oltre a lamentarti? Michela, aspetta, Cristo Santo! Senti, mi serve un bel po' di cash in fretta. Quindi accetto solo scommesse serie. Aggiungo anche il mio mezzo. Copri il prezzo in Eddie o puoi scordarti l'incontro. Ve l'avevo detto che ce l'avrebbe data, però bisogna pagare 4.000. Che auto è? Vediamo un pochetto cosa ci dice. Ok, parliamone. Che auto è? Un gioiellino. Una classica del 2056 modificata. Ha solo 30.000 km. Niente ammaccature né graffi. Rubata? No, neanche per sogno. È legale. Hai la mia parola. Mi fido. Senti, proprio. Se non ti piace, non accettare. Ma non farla lunga, il tempo è denaro e a me mancano entrambi. Che stiamo aspettando? Ok, ci arriviamo. Siamo a posto. Perfetto, andiamo. Allora solo mani nude, ok? Niente pistole, io ho la mia super pistola. Vabbè. Certo. Vediamo un po' che io salvo magari, che non ho capito. Perché l'ultimo avversario voleva fregarmi con degli speroni. Allora, ci siamo. Non ho capito cos'è che bisogna fare esattamente. Pugni? Sì, ci siamo, vai, inizia a combattere. Sì, diamoci dentro. No, siamo, non con questo. Non scherzo. 110. Ah, già che bisogna anche fare attenzione. 98, niente li ho fatto. Dov'è? Guardate com'è agile. Come scansa. Ah, noi siamo meglio. Vai, giù così, giù. Cazzatissimi. Apriamo stamina. Super schivata, però i miei pugni non credo che siano arrivati, eh. Ah, è lunga qua. Dov'è? Velocissimo. Come ha fatto? Scusatemi. Sono rallentato. Attenzione, ma io posso medicarmi eventualmente? No, non posso. Ah! È un problema questo. No. Come cacchio ha fatto? Ah, la vedo dura, è forte questo, eh. Siamo a 2,50. Oh, gli ho dato lo stesso, gli ha fatto 3,88, 74% lui. Spostiamoci. E mi ha beccato lo stesso. Ma dai che mi ero spostato. Mi sa tanto che è andata male, eh. Forse bisognerebbe farsi qualche upgrade e mettersi magari delle mani più adatte per combattere. Non so se esistono, onestamente. Ho visto che ci sono anche dei perk che ci migliorano il combattimento corpo a corpo. Io un qualcosino l'ho fatto, però non è che l'ho spinto tanto, perché d'altronde non avrei mai pensato di dover combattere così a mani nude. Recuperiamo un po' stamina. 63%. Mi sposto. Mi becca lo stesso. Ah, ho recuperato un po' di salute però, eh. Siamo 2,34. Te l'ho dato. Buono. Vai che combo. Ma mi spinge via, occhio. Occhio, bastardo. Sta al 46%. Dai, abbiamo delle speranze. Via. No, non so perché. Ah, stava recuperando stamina. Quando recupera stamina... No, vabbè, dai. Cos'è che non riesco a muovermi? Ma perché non riesco a muovermi?
Ne hai avuto abbastanza, eh? Fuck! E vai che se le sta prendendo, 13%. Sette per cento. Colpo di grazia. Pam pam pam. E sei andato, amico. Fermate l'incontro. Non vedi che non ce la fa più? Finalmente. Quindi. Mi spiace. Cazzo, io. Vuoi combattere anche te? Pendejo, dammi le cazzo di chiavi e andiamo a casa. Perché vanno via tutti un po' così questi? Hanno tutti perso una scommessa. Perché vanno via così? Scusi, lei mi dovrebbe dare una mano. Grazie per il nuovo mezzo. Tieniti gli Eddy, mi basta l'audio. No, quanti Eddy mi deve dare? Ma vaffanculo, dammi tutto. È stato un piacere fare affari con te. Vado a sgommare. Ta merda. Era una bellezza. Ho 8000 di Eddy più la macchina. Finito? Fatto? Posso andare? Beh, arrivederci. Grazie. Oh, sì che abbiamo la nuova macchinina tutta sbarruccicosa. Sali. Oh, mamma mia, che bestia. Attenzione, enorme sto affare. Signora, mi si tolga. Si sente il clacson, la trombetta, cos'è? Non mi ricordo cosa sia. Si sente bassissimo. Vediamo se riesco a uscire da questa parte. No, oddio. Posso uscire di qua? Ho sbagliato strada, eh. Ah, saltiamo giù di qua, vai. Ce l'abbiamo fatta. Ma prima di tutto un salvataggio. Bello, bello, guardate che mezzo. Però io direi dobbiamo andare avanti nell'orario in modo da magari vederla sotto il sole, che è un pochettino meglio, perché al buio si perdono molti dettagli, noto, eh. Tutta d'oro, va che roba, bellissima. Non so come faceva quel pezzente a avere una macchina del genere, va che roba. Quante ruote, qua a fare il cambio pneumatici ci costa la fucilata. C'è un buco nella macchina. mi vedo pure i testicoli fra un po'. Bella, bella. Mi piace, tutta rossa. Ma ci abbiamo pure i neon. No, niente neon. Vediamo. Frena a mano. Mazza quanto gira. Però è pesantissima. La mia famiglia mi vendicherà. Sì, 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 la tua famiglia ti vendica. Cerchiamo solo di uscire in una strada. Please, dov'è una strada qua? Un altro salto. Oh, cacchio. Vai di retromarcia. No, signorina, non mi muoia. Please, che sennò mi chiamano la polizia. Sì, 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 vai che ci siamo, vai che ci siamo. Quello è sopravvissuto al pelo, eh. Quello sulla panchina. Ok, ce l'abbiamo fatta, siamo in strada. Vediamo quanto va, vediamo, non credo che vada tanto, sta macchina. Credo proprio freno a mano. Divertente, divertente. Poi credo che sia la seconda auto cabrio che ho visto. La prima è la Sion, quella bella. Cabrio, e questa qui è la seconda che vedo cabrio. Sì, non credo di averne viste altri. Carina, sì, va abbastanza. Cioè, divertente nelle curve. È divertente il sovrasterzo. Guarda lì con quei serruotoni. Però non è che viaggio poi più di tanto. Ma andiamo di giorno, va. Oh, è mattina, si vede decisamente meglio. Guardate quanto sbarluccica. Tutta d'oro. Beh, per 4000 che l'abbiamo pagata. Direi che va tanto bene. Frena a mano. Ah, togliti cariola. Vediamo un po' se riusciamo a fare il ciambellone. Lo sta a fare enorme. Fatica, eh. Fatica. Ma in questo gioco non si possono elaborare le macchine. Non ho ancora visto niente. Eppure quando vidi i trailer sembrava, oppure avevano detto che si poteva fare un qualcosina di modifiche alle macchine. Questa sarebbe... Ah, mannaggia lei, ma lei mi viene dentro così. Scusi. Niente, qua non c'è neanche lo spazio. Siamo troppo dotati. Dai. A fatica. Occhio. Mamma mia, me la sto già distruggendo. No, questa regge bene, va che roba. Guarda come regge bene. Ah, pure in contromano andiamo, va che roba. Vabbè, cari figlioli, anche questa macchinina l'abbiamo aggiunta alla nostra ormai enorme collezione. Ne abbiamo davvero tantissime. E questa non mi pare di averla vista sulla wiki. O sbaglio?
Andiamo a vedere se c'è, va. Ecco, questa c'è anche cabrio, in versione cabrio. Adesso vediamo se la vediamo, se ne troviamo. Questa dovrebbe essere la versione normale. Poi non c'è la cabrio, vedete? Non ci sono quindi proprio tutte le macchine. Forse quelle speciali non vengono neanche riportate. Noi abbiamo questa. Questa ce l'abbiamo. Questo qua ne farei anche a meno. No, temo che non ci sia. Cioè, guardate che roba. Cioè, dov'è che si trova sto affare? Lo voglio. Mentre quello che abbiamo noi, proprio zero. Qui abbiamo un cassonetto dell'immondizia con i motori d'aereo. No, veramente non c'è. C'è neanche un elicottero. Va che roba, una roba pazzesca. Però quella lì, giustamente, io non l'avevo mai vista. Poi qua ci sono le armi. E vabbè, pazienza, pazienza. Ah, si era aperto il cofano. Andiamo a vedere un pochettino cosa c'è sotto il cofano. Vediamo. Apri. Oh, brutta storia. Vediamo, mamma mia, che bestione di motore. Bello, davanti abbiamo il nostro vecchio caro motore termico, dietro invece abbiamo il nostro nascondiglio. Apri un pochetto. Ecco, direi bello capiente. Vabbè cari figlioli, anche questa macchinina ce la siamo fatta. Spero che il video vi sia piaciuto, se così sapete cosa fare. Noi ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti. Qua mi schiapicciano, lei cosa fa? Mica mi vorrà schiapicciare, no? Ah. No, bastardo, a tradimento.